Buonasera gentili telespettatori e benvenuti ad una nuova edizione di Prima TG. Apriamo subito con le novità provenienti da Palazzo Chigi. Oggi il Comitato Tecnico Scientifico, poi il confronto con le regioni e mercoledì, al più tardi giovedì, il Consiglio dei Ministri per mettere nero su bianco il nuovo decreto che indicherà il calendario e le regole per le riaperture, con 11 regioni e province di Trento e Bolzano che, dati alla mano, puntano alla zona gialla. Il governo ha confermato la roadmap annunciata dal Premier Mario Draghi, stoppando da un lato le pressioni che arrivano dal centrodestra per posticipare il coprifuoco e aprire in zona gialla anche i bar e i ristoranti al chiuso, e dall'altra quelle di buona parte delle regioni che chiedono di rivedere la scelta di riportare tutti gli studenti in classe dal 26, se non si interverrà sui trasporti. La Lega presenterà la proposta di rinviare il coprifuoco alle 23 già dal 26 aprile al prossimo Consiglio dei Ministri. Novità per quanto riguarda anche il pass vaccinale. Le certezze al momento sono due. La prima è che non sarà pronto per il 26 aprile, dunque da lunedì prossimo ci si sposterà verso le regioni rosse e arancioni con l'autocertificazione e uno dei tre documenti necessari, quali il certificato vaccinale, quello di avvenuta guarigione o l'esito del tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. L'altra è che il pass sarà in linea con quello europeo. L'ipotesi più concreta è che utilizzare un'app che contenga un QR code con le informazioni da esibire su richiesta possa essere la più valida. L'indiziata numero uno è IO, l'app della pubblica amministrazione già utilizzata per il cashback di Stato. Però non sono escluse neanche le altre due opzioni, quali rimanere con il certificato cartaceo o utilizzare la tessera sanitaria. Novità anche per quanto riguarda il vaccino Johnson & Johnson in seguito alla riunione EMA. Secondo quanto si legge in una nota, al termine della revisione del vaccino, la rivalutazione scientifica dell'EMA è alla base dell'uso sicuro ed efficace dei vaccini Covid-19. Le raccomandazioni dell'EMA sono la base su cui i singoli Stati membri dell'Unione Europea attueranno le loro campagne di vaccinazione nazionali. Questi possono differire da paese a paese a seconda delle esigenze e circostanze nazionali. Al contempo, però, oggi si è riunita la Commissione Tecnico-Scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco, dunque l'AIFA, per la valutazione del vaccino anti-Covid Johnson & Johnson. Dopo che l'Agenzia Europea del Farmaco ha riconosciuto possibili legami di causa-effetto tra il vaccino e gli eventi molto rari di trombosi cerebrale che si sono verificati negli Stati Uniti. Il vaccino era stato sospeso dalla stessa azienda per la campagna vaccinale in Europa dopo la segnalazione di eventi avversi proprio negli Stati Uniti. Questo webinar è nato per confrontarci con voi e con le vostre idee. Anche a partire dal vostro contributo, puntiamo a gettare le basi per la dichiarazione di Roma che chiuderà i lavori del summit. Questo quanto dichiarato dal Premier Mario Draghi in un videomessaggio in vista del Global Health Summit del prossimo 21 maggio a Roma, partecipando con la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ai lavori del webinar di ascolto con gli stessi rappresentanti della società civile proprio per elaborare la dichiarazione di Roma. La dichiarazione conterrà una serie di principi per rafforzare i nostri sistemi sanitari, migliorare le nostre capacità di risposta ed avere quindi gli strumenti per rispondere a future emergenze sanitarie. L'attuale pandemia ci impone di essere meglio preparati per il futuro e il nostro lavoro deve iniziare ora, perché non sappiamo per quanto tempo durerà questa pandemia o quando ci colpirà la prossima. Queste le parole dello stesso Draghi. Ma passiamo dunque all'analisi dei contagi sul territorio nazionale, con il bollettino del Ministero della Salute che registra 12.074 contagi su 294.045 tamponi processati tra antigenici e molecolari. I decessi sono stati 390 in un unico giorno, ma il tasso di positività scende a 4,1%. Sono invece 3.151 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in calo di 93 unità rispetto a ieri, mentre nei reparti ordinari sono ricoverati 23.255 persone, con un calo di 487 rispetto a ieri. Diversa invece la situazione in Campania. Sono 1.750 i positivi del giorno, di cui 1.200 asintomatici e 550 sintomatici. I tamponi effettuati sono stati 15.885, di cui 8.856 antigenici.
I deceduti sono stati 52, di cui 32 deceduti nelle ultime 48 ore e 20 deceduti in precedenza, ma registrati soltanto ieri. I guariti invece sono stati 2.112. Per quanto concerne invece il report posti letto su base regionale, che prevede 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, gli occupati sono 153. Per quanto riguarda invece i posti letto di degenza disponibili, che come noto sono 3.160, gli occupati sono 1.524. Tragedia oggi nel Napoletano. Un uomo di 61 anni, Maurizio Cerrato, incensurato, è stato aggredito e ucciso dopo una lite della figlia con degli sconosciuti per futili motivi, legati probabilmente ad un parcheggio. Il fatto nella tarda serata di ieri nel piazzale dell'area di un parcheggio privato in via 4 novembre a Torre Annunziata. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre Annunziata hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica del fatto e dunque rintracciare il colpevole. L'aggressione mortale è avvenuta con l'utilizzo di un compressore portatile, dunque un gonfiatore per gomme, e di un'arma da taglio. È questa la ricostruzione che fanno di quanto accaduto nell'area di sosta privata in via 4 novembre gli stessi carabinieri della compagnia Oplontina, coordinati dal maggiore Simone Rinaldi. Gli inquirenti hanno rinvenuto al momento solo il compressore utilizzato durante la violenta lite, ma non è stato ancora recuperato il coltello. Sarebbe intervenuto infatti l'uomo per difendere la figlia. A intervenire sull'episodio è stata poi la stessa figlia dell'uomo, Maria Adriana Cerrato, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. «Ci tengo a precisare», scrive, «che non è corretto dire che mio padre è morto in una lite. A mio padre è stato fatto un agguato in piena regola, solo per difendere me, che ero alla luce dei suoi occhi. Mio padre è stato pugnalato e con questa gente non aveva mai avuto a che fare». Restiamo sulla cronaca, poiché sono circa 14.700 kg di fluoruro di idrogeno, meglio noto come acido fluoridrico, che sono stati intercettati e sequestrati dai funzionari dell'Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli di Napoli, prima che venissero inviati in Tunisia. Tale materiale è definito dual use, che pur essendo principalmente destinato a scopi civili, può anche essere utilizzato per la fabbricazione e lo sviluppo di diverse tipologie di armamenti. L'acido, contenuto in dei fusti di plastica, è il risultato sprovvisto della prescritta licenza rilasciata dall'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento, meglio noto come UAMA. Le analisi del laboratorio chimico di Milano hanno confermato la natura del prodotto e la sua composizione ed evidenziato una concentrazione pari al 45,30%. Il legale rappresentante della società esportatrice con sede in Campania è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Momento importante a Somma Vesuviana con la partenza del centro vaccinale sul territorio locale. Sentiamo sul punto le parole di Salvatore Di Sarno, sindaco locale. Un momento importante per la nostra città, l'interlocuzione avuta per circa 3 mesi con l'ASL e la Curia Vescovile di Nola. Ringrazio in primis il nostro vescovo e la nuova dirigente dell'ASL per aver creato sinergia con il comune. Abbiamo creato questo polo vaccinale con non poco lavoro, c'è stata un'attenta valutazione se era possibile farlo ed è qui presente e da oggi funzionante. Sì, purtroppo ho ricevuto una missiva da parte del primo circolo didattico Raffaele Affè, nella quale mi è stato comunicato la presenza di 8 casi positivi al Covid, di cui 7 alunni e un professore, però purtroppo ha coinvolto ben 7 classi per 113 alunni e 21 professori, e per questo motivo ho purtroppo chiuso il primo circolo didattico. Sì, questo è un momento importante. Il diventare arancioni in questo periodo storico non significa che il virus è andato via. Io ieri ho visto purtroppo scene che non avrei voluto vedere, calca di ragazzi, calca di persone davanti ai bar, e questo non depone bene per la recrudescenza del virus. La nostra unica forza è il vaccino, ma se non ci sono il rispetto, se non c'è il rispetto delle regole da parte di tutti, noi non saremo mai pronti, non saremo mai fuori da questo caos che c'è. Nuovo importante progetto per la città di Avellino, anticipato dal sindaco Gianluca Festa nella sua consueta conferenza stampa del lunedì. Lo ascoltiamo.
Vi voglio annunciare questo importante appuntamento che terremo sabato mattina presso la sala consiliare. Nelle scorse settimane si è parlato di questo progetto del nuovo stadio, un progetto molto molto bello, straordinario. Sarà un gioiellino, sarà una struttura di cui essere orgogliosi. Sabato mattina presenteremo il progetto alla città, contestualmente sarà anche consegnata la proposta di intervento in project financing. Questa presentazione avverrà alla mia presenza, chiaramente ci sarà il presidente dell'US Avellino, Angelo D'Agostino, che voglio sin da ora ringraziare per lo straordinario sforzo che si presta a fare per il bene della collettività. Questo è un intervento che da anni la comunità del tifo avellinese attende, ma sarà un intervento molto qualificante anche. Ci troviamo a Casoria, nei pressi di un'importante catena internazionale di spedizioni. Questo degrado ci affligge da anni. Questa è in breve l'ennesima segnalazione da parte dei cittadini sul problema degrado e rifiuti che perviene proprio al consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. Abbiamo richiesto degli interventi di bonifica, ma appare evidente che il problema va risolto a monte e non intervenendo quando la situazione diventa d'emergenza. Servono interventi ordinari programmati e occorre combattere una certa mentalità incivile e criminale che sta distruggendo la nostra terra. Questo è il commento del consigliere Borrelli, che ha poi aggiunto: la strada in questione è via Locatelli. Ho provveduto ad informare la Polizia Municipale per i dovuti accertamenti e ho avvisato la società Casoria Ambiente per richiedere una pulizia dell'area. Ringraziamo comunque i cittadini per le segnalazioni. Queste le parole di Salvatore Iavarone, consigliere comunale di Casoria e coordinatore di Europa Verde per l'area nord di Napoli. Ci spostiamo su Caserta con il nuovo aggiornamento relativo alla curva del contagio da coronavirus sul territorio di Terra di Lavoro. Nel report di martedì 20 marzo sono 175 i nuovi positivi al tampone, cui si aggiungono 9 vittime e 246 guariti. I test processati sono stati 2.088 per un tasso di incidenza dell'8,38%. Nel saldo complessivo discesa importante di 80 contagiati su tutto il territorio. Caserta comunque resta in vetta per numero di casi attivi con 537, seguita da Marcianise con 474 e Maddaloni con 372. Come sapete, le attività didattiche in presenza hanno dovuto subire un ulteriore rinvio nel nostro comune, nonostante il rientro in zona arancione. Stiamo già effettuando le nostre valutazioni e, in attesa di darvi notizie, procediamo con gli screening per la prevenzione. Ci aspettiamo evoluzioni più confortanti, ma non escludiamo nulla. Questo l'appello di Giuseppe Guida, sindaco di Arienzo, che aggiunge: nel frattempo vi chiediamo di non lasciarvi andare a comportamenti superficiali dettati da riaperture e allentamenti delle precedenti restrizioni. La campagna vaccinale prosegue, così come le nostre iniziative sulla salute. Tuttavia siamo in quella fase di estrema incertezza in cui serve tutta la vostra collaborazione per poter rendere ufficiali decisioni che lentamente potranno ricondurci alla normalità, ma che non possono prescindere da maggiori rassicurazioni ed alcune fondamentali garanzie sulla sicurezza. Concludiamo con lo sport. È nata ufficialmente la Superlega, ci sono 12 squadre, 3 italiane, ce ne saranno altre 8 per un totale di 20 società inserite, ma il Napoli non c'è. Inizialmente i posti dovevano essere 4 per l'Italia e forse De Laurentiis non ritiene chiusa la partita. Oltre a Napoli ci spera anche la Roma. Sono loro, a quanto pare, le due candidate per diventare, nel caso, la quarta squadra italiana a partecipare alla neonata competizione europea. Inoltre, un emissario della JP Morgan, banca che finanzierà la nuova competizione, ha contattato il Napoli per farlo entrare nel nuovo progetto. Dura intanto la posizione della FIFA con il presidente Gianni Infantino, che ha confermato che se alcuni scelgono di andare per la loro strada, devono poi accettarne le conseguenze. Sono responsabili delle proprie scelte. Concretamente, questo vuol dire che o sei dentro o sei fuori. Non può essere a metà. Pensate a cosa significa.
La FIFA è aperta a tutti, ciascuno può portare avanti idee e proposte e sono sempre valutate, ma bisogna rispettare le istituzioni, la FIFA, la UEFA, la storia, la passione di così tante persone in tutto il mondo. Sulla partecipazione del Napoli si è espresso proprio il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis, che alle 14:43 ha twittato un messaggio molto chiaro: JP Key, la scorsa notte dormivo, depistaggio o verità? Ai posteri, l'ardua sentenza. Con le parole di De Laurentiis vi ringrazio per averci seguito e concludiamo questa edizione di Prima TG. Arrivederci.